fatta una nuova. Una che viene da Londra, hai saputo questo fatto? Da Londra? Da Londra. Chi sarà, Una barbona, da Londra? È una cosa strana, È una cosa interessante. Chi te l'ha detto, Giovanni? Lo sai come lo chiamano, no? Internet, perché sta sempre alla ricerca di notizie, no? È il nostro bambitore. Come quello che stava ai tempi dei Panteanati, quando erano i padroni del paese. Ancora questa storia dei miei antenati, di... ai padroni del paese. Il fatto è che uno, come dire, con il tuo stile, il tuo modo elegante, la pelliccia, no, la tua legata, è difficile pensare che tu sei barbone veramente, La libertà è... anche questo, niente responsabilità, dover rispondere a nessuno. Ma lo sappiamo come sei fatto. Vuoi mangiare qualcosina? Guarda qua che stanno, guarda, le polpette calde calde. Che buon odore. Le ha fatte sul palo. Sì, penso che stava a fare le polpette, dice, le ha fatte apposta per te, le ha fatte. Per cambiare. lo sai che per sul palo ogni essere è unico. Una porta nuova, che cosa si è saputo di lei? Ma la verità poco, diciamo quasi niente. Dice, sta vestita come a una regina decaduta e chiede a tutti quanti che gli raccontino la propria storia. Sì, ma lei chi è? Non lo so, però deve essere stata bella proprio da giovane, una bella femmina. Una donna fiera, così ha detto Giovanni, che tu lo sai che Giovanni di femmine se ne intende, no? Devo dire. Vuole che le raccontiamo le nostre storie. Venga qui la mia, io gliela racconto, papà. Ma quella è una bella falsa. Buonasera. Oggi non hai il cane. Strano, sarebbe così. Lo senti? È bordo! E come va, non sta con te? L'ho mandato in vacanza dai miei. Qua fa troppo freddo per lui. Ma capito, dammi il mare, dai. Certo. Bevilo un po' con me, no? Ho capito. Vuoi mangiare qualcosina? Guarda qua che ci sta, guarda. Oh, a me basta poco, eh. Sì, però devi mangiare, se no rischi di diventare anoressica. Dai, mangia. Oh, che palle, me lo dicevano sempre pure i miei. A me mi fa schifo il loro stile di vita, lo spreco, le relazioni che contano. Sì, mangia la polpetta adesso, però, dai. Bene, calde calde, sì. Dai. Vabbè, giusto per farti piacere, no? Grazie. Ma c'è, tu mi devi spiegare una cosa. Come te va tutte le sere devi venire qua da mangiare a dei barboni? Ci venga e basta. Vai, l'incontro, si parla, insomma. Vabbè, ma ti sarei fatto un'idea di questo modo di vivere? Un'idea? Mannaggia, volevo vivere, me ne sono fatte l'idea. Ognuno di voi... è un mondo diverso, cioè un mondo, come dire, difficile da decifrare. Poi sta la storia di barbone, mi devi dire che cosa vuol dire barbone. Senti, niente filosofia. Tu vieni qua, dai da mangiare dei barboni, però ti spezzi chi non è povero fa sta vita. Guardi che tanti qua sono poveri veramente, hai capito? Tu invece di fare la finta povera potresti fare qualcosa di utile per la vita tua. Oh, piantala che sennò ti sputo la polpetta in faccia, hai capito? Poi, che ho sentito parlare di... polpette! Bravo! Tanto quella donna! Fa vedere! Chi è che è? Spimpoldo! Il cane! Bello! Lei dal mare! Con il sole, tanto bene! Com'è che non sta qua con te? L'ho mandato in vacanza dai miei! Qui fa troppo freddo per lui! Hai ragione! Ma scusa, ma perché non ci vai pure tu a stare con i tuoi? A me ne fa schifo il loro stile di vita, lo spreco, le relazioni che contano, va bene? Sì, voi giovani disprezzate sempre il benessere in cui vi fanno vivere i genitori. A me invece quanto mi piacerebbe vivere come prima, nello sperpero, proprio tanto bello, con le relazioni che contano. Ma che stai a dire? Il mondo è marcio, ogni guadagno è frutto di un imbroglio. Mamma mia, non ne potevo più di quella vita lì, non ne
mi sono ridotto io così, così a facendo la lezione. Una sola parola. Licenziato! Dopo 25 anni di lavoro, attestazione di merito, la fascia da dirigente. Poi un bel giorno si assente il re, mi manda a chiamare il capo. E io penso, ma c'è, io penso, mi manda a chiamare il capo, allora mi promuove. E forse li ho fatti guadagnare mentre gli altri perdevano. Arrivo là al capo, lui tanto bello, venga, venga, si accomoda. Complimenti per il lavoro svolto, tutto così, allora, già vedrà che la liquidazione la farà molto contenta. Mo, in quella parola, ma c'è, liquidazione. E sottinteso, licenziato! Dai! E a 50 anni nessuno ti prende più a lavorare. I figli miei, che li ho sempre abituati bene, alla macchina, la villa al mare, la vacanza in montagna, dicono che sono un fallito e non vado, mi sono fatto fregare. Mia moglie mi ha cacciato di casa ed eccomi qua, diversamente agiato, un rifiuto della società. Fine della storia. Giovanni, è che si vede proprio che tu sei un uomo che soffre. Giovanni. Grazie. Perché a me qua tutti mi chiamano internet. Io faccio finta di niente, ma lo so. Giovanni, non ti arrabbiare. Quelli lo fanno così per scherzare, per gioco, dai. Ma per forza, ma io devo sempre andare su internet per restare in contatto con i miei colleghi di una volta. Devo vedere le notizie della borsa. Ma la borsa è finita, Giovanni. Non ci sta più, non ci pensare a queste cose. Che ne sa? E stringi da sta sciarpa. Che ne sai? Metti che quelli che valgono zero poi salgono in alto. Io posso tornare di nuovo a essere ricco. Posso tornare a casa da mia moglie. No, Giovanni, non ci devi pensare manco alla moglie. Non c'è da fidare, Giovanni. Dai, ma chi si fida della moglie? Se da questo che ci ha creduto, stringiti con la sciarpa. Che ci credo, mia moglie? È solo che Marcelli, io vorrei togliere una soddisfazione. Quale soddisfazione? Ma te la dico, io mi voglio presentare da mia moglie tanto bello, ripulito bene, no come sta adesso, bello con la barba fatta. E attenzione, una valigia gigante vicino a me, gigante. Ecco, bussa alla porta di mia moglie, che poi era casa mia quella, lei apre, mi guarda schifato, sta per chiudere, io faccio ferma, guarda qua, apro la valigia gigante e dentro che ci sta? Montagne di biglietti da 500 euro e io faccio così a cavallo pure a campo, così, moglie, I am rich again, sono di nuovo ricco e mia moglie secondo te che fa? Fa la femmina, fa amore. Vieni, ti aspettavo, entra, e io col capro che entro, mi rifiondo nella mia decappottabola a due posti e me ne vado senza fare neanche così con la manina. Niente, al massimo così. E di? Così. E di? E quella nuova? E su una macchina, Dani, stava ad aspettarti una bellissima modella con cui hai una meravigliosa storia d'amore. Bravo, questa è una bella idea, un'aggiunta che è interessante, sì, bravo. Credo che se lo meriti questa tua moglie che ti ha lasciato. E se lo merita, sì, certo che solo che per adesso è solo un sogno, diciamo a poter tornare come prima, ecco. Come prima non mi pare che sarebbe l'ideale, si può diventare meglio di prima. Bravo, sì. Che ne pensate voi? Vorreste diventare come prima? Questa vita che state facendo adesso non vi ha insegnato qualcosa? Ah no, eh? No! Io non ci torno come prima! Ritornare alla vita dei miei, ma sei pazza! Mamma mia, non ne parlo più! Queste persone qua sono sicuramente meglio degli amici di casa mia, hai capito? Perché non mi racconti la tua storia, baby? Ma attenzione, per filo e per segno. Allora forse potrei darti una mano. Eh? Una mano come? Non chiedermelo. Finché non ti ho ascoltato non te lo so dire, ma contaci. Contaci davvero. Signora, la vuole una polpetta calda? Ah. Buone, garantito, buone. Dai, mangio la polpetta. Infatti, suor Palla. Ah,
se le ha fatte sorparla certo volentieri. Questa suora deve essere una cuoca straordinaria. Da ieri me l'avranno nominata almeno una mezza dozzina di persone. Allora, lei è già arrivata ieri? Sì, honey. Ho intenzione di rimanere qui per un po'. Un sorso ci sta proprio bene. Dà calore per la notte. Sì. E il sonno arriva subito. Allora tutti insieme un brindisi. Sì, prendiamo. Grazie, poco senza qui, grazie. Signora, la nostra è alla salute allora, dell'autobus con tanti libri sullo zaino, bello, io l'ho guardato e mi sono messo a guardare, no la moneta, mi sono messo a guardare i libri, che ce l'avevo tanti a casa, erano i migliori amici miei, mi scappavo quasi da piangere, lo studente se ne è accorto e mi ha dato i libri, no, mi ha dato la moneta e lui se n'è andato senza prendere l'autobus. Giovanni, che ci farai della moneta, darling? Signora, la moneta serve a Giovanni per andare al centro internet, è vero Giovanni? Spiega la signora. Io certo, certo, in collegamento con la borsa, con i miei ex colleghi di lavoro. Ah, e chi sono questi tuoi colleghi? VIPs! Gente che conta, direttore di banca, presidente d'azienda, lui, Giovanni, è vero, lui non ha detto che è stato licenziato, fa credere, vero Giovanni? Sì. Sta nel giro, nella borsa, così siamo tutti. Esattamente. Oh, recito! Very interesting. Giovanni! Ecco. Ma un amico vero non ce l'hai più? Come no? Ce n'ho tanti che mi trattano come se tenesse la tigna. Hanno paura di fare la stessa a fine mia. No, Giovanni, no. No. Siamo noi gli amici tuoi, vero? Sì. Siamo gli amici tuoi. Grazie. Ci fai contare, Giovanni. Grazie a te. Oh, però lasciatemi andare perché c'è a fare. Non mi vergogno a dirlo. Mi vergogno a dirlo, chattare, che è la mia troca. Mi devo andare a trocare. Va, Giovanni, va. Permesso, vado a giocare. Io te l'ho detto tante volte. Usa il mio, c'ho la chiavetta. Niente. È orgoglioso. Non è che è orgoglioso, non vuole che uno sta là a vedere quello che scrive, no? Qua ognuno, signore, c'ha i suoi segreti. E ognuno ha pure i suoi impegni. Vedi qua, qualche polpetta. Ma no, un pezzo solo di cioccolato. Una Coca-Cola, vabbè, quella metropolitana stasera, trippa la canta. Per fortuna che però lasciano i cancelli della metropolitana aperti, così stanno dentro, stanno più ricarati, stanno più accaduti. Sì, sì. Che dire, è stato un piacere, signora, allora alla prossima, Vai. Statevi bene. Va bene. E tu dove andrai a dormire, baby? Dove vado? A stazione. Ci stanno gli altri pacchi con i gatti, sai, gli amici di Poldo. Dimmi una cosa, ma tu chi sei? Bella domanda, chi sono? Sono Gloria. Gloria, ti basta? Vabbè, perché no? Io sono Emma. Ok, Emma. Agro, doccia, pasti caldi, cioè si rivede, Notte, principe.
notte, fermi. Specialmente quando sta per piovere, non c'è scampo. Coperte, vestiti, è tutto umido, umido, umido. Ti penetra nelle ossa. Nessuno. I figli, e se la volevano riprendere. E lei? No, no, lei si è opposta con violenza. E adesso va in giro e chiama, grida. La notte dorme sui ponti, anche quando piove. Magari spera di incontrare qualcuno che ha perduto. E a volte viene anche qua. Viene anche qua e parla, parla, parla in modo sconclusionato, confuso. Un amore travagliato, tradimenti. Ma non parla mica a te, non ti vede nemmeno. Parla al vento. Dalla sua disperazione. Scelto tu di vivere così? In piena libertà. Ah! La libertà. Ecco un buon motivo per scegliere questa vita. E la tua è stata una scelta? No, ti sei trovata così da un giorno all'altro, senza più casa, senza soldi. Ti sembro uno che da un giorno all'altro rimane senza casa, senza soldi? No, e non allora, sei per Ale? Allora, eh? Ale? Allora ci devo pensare, intanto ci arrivi da fuori. Beh, questo è scontato. Poi offri whisky a gente che beve al massimo il vino dei cartoni. Sì, un momento di generosità per festeggiare. Festeggiare che cosa? Ah, quante domande! Voglio provare un genere di vita che non conosco, ecco tutto. Sperimentarlo fino in fondo. Tu pensi che questi barboni vogliano sperimentare, ma loro ci sono costretti a questo genere di vita. Ah, aspetta, stai attenta tu,
che il vecchio Eddie non si lascia mica ingannare, eh? Fuori la verità, che sei venuta a fare qui? Dale, sono io che interrogo. Tu hai una faccia che non si dimentica facilmente. Hai un certo non so che di aristocratico sotto l'apparenza del barbone. Ci sono. A Londra! Al ricevimento della regina. È vestito un po' meglio. Ma non puoi che essere tu. Difficile sbagliarmi. Ma si tratta di parecchio tempo fa. Qualche decina d'anni forse, più o meno. Era quando hanno presentato alla regina il mio film su Elisabetta, la prima naturalmente. Avevano radunato tutti i nobili della corte e c'eri anche tu. Col mio casato non potevano mancare di invitarmi. E tu? Tu eri nella parte. Sì, mi ero preparata a fondo, documentata. Già tutti i documenti, lavori sul campo. Sì, per interpretare Elisabetta avevo passato in rassegna tutti i quadri dell'epoca. E adesso hai nella mente qualche nuovo progetto, mi sbaglio? Sì, Dali. Voglio fare un film che abbia come protagonisti dei barboni. Non ti sarà molto facile, sai. C'è il rischio che resti sulla superficie, so. Cenci, cartoni per la notte. Il ragazzo della Caritas che porta le polpette. Un posto dove andarsi a fare una doccia, queste cose qua. Sì, sono tutte le menti che fanno parte del cuore, no? Chiaro. Attenzione però, Se non c'è il soffio dell'anima, la vita non c'è. Devo vivere con gli altri, partecipare alle loro vite, vuoi dire? Subirne anche le cattiverie. A te ne hanno fatte? Ci hanno provato. Poi si è diffusa questa voce del principe. E ora ti rispettano. Rispetto, non so se chiamarlo così. Sai, quando hai fame è più difficile parlare di rispetto. E a volte sono anche aggrediti. Hanno paura. Sì, mi hanno avvertito che in giro c'è un tipo che incendia i barboni mentre dormono, ruba, bastona. Pitbull. E alcuni per salvarsi da lui vengono fino a qua. Sai, lui qui nel centro sotto questo portico non ha coraggio di arrivare. Oh. Prendo delle storie entusiasmanti. È la fortuna che mi ha portato a te. Posso sperare di essere di nuovo il suo cavaliere Milady? Oh! Come alla corte di sua maestà. Con piacere, Milord. E qual è la nostra meta? Non è conveniente che una signora, sia pure in panni di barbona, resti a dormire fuori di notte. Ti porto da Suor Paola. Ah, quella delle polpette. Quella. Ah, sempre nel convento, una stanza per le situazioni di emergenza. Ed io sarei una situazione di emergenza. Lo sei? E come? E tu dove andrai a dormire tu? Ma noi siamo abituati al freddo della notte. Voi chi? Noi barboni. Io andrò a trovare gli amici alla stazione della metro. Raccoglierò lungo la strada
dei castori servono molto bene come materassi, anche come coperte. I negozi quando chiudono li buttano via. Posso venire con te? Non, stasera non è ancora, non è ancora opportuno, mi farebbero tante domande. Sai, questa nuova, da dove ci arriva? È la tua amante? E allora da suor Palla? Ti farà fare una doccia calda, ti darà anche la biancheria pulita. Ma domani mattina tornerai a prendermi, vero? Promesso! Ok, da suor Palla. Siamo, buongiorno, buongiorno a tutti, eh! Buongiorno! Senti che tu, posso? Grazie! Certo. Ah, senti che odore buono che c'ha! Ecco! Bisogna servire in fretta! Certo! Se no, se disperdi! Prego! Tutto l'aroma si disperdi! Ah, se chiama così il profumo del caffè, aroma! Ho capito! Cioè, insomma, la procedura, come fai, Babbo Natale? Le metto anche il cappuccetto sopra, sa? Ah. Così il vapore torna in drio e non si disperdi. Aroma, ho capito. È bravo Babbo Natale, certo che non ti avevo mai visto così impegnato. Me la preparo sempre da solo ogni mattina. Non sei mica come quelli al bar. Lei usa i fondi dei due o tre volte già usati. È vero? Oh, se non si incontremo, se quello è il motivo per cui non si vedremo mai. Ho capito, no, perché io la mattina vado all'università, però ieri notte sono stato in giro che sono successi i casi. Babbo Natale, Vabbè dai, bevevo. Ehi, Babbo Natale, quando io qua, presente il forno che ci sta? Madò, si sentiva mezzo la via, un profumo, hai visto quello là, proprio del pane buono appena sfornato? E dei cornetti, Babbo Natale! Corvo! E c'è ancora caldo! Sì, 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 prova! Una brioche e caffè come i veri signori! Madonna, mi proprio di lusso! Babbo Natale! Non so tutto il fatto, dice che stanotte Pitbull è andata alla Genja, allo scalcio, ha messo fuoco i cartoni, poverina! La Genja? Io volo, ma perché l'ho detto a me di non dormire allo scalo nella notte di sola? Tanto che non avevi altro, le vuoi dormire ancora sotto i cartoni? Non ti preoccupare, Babbo Natale, non è successo niente, perché Pitbull quando è andato alla gente, lei non ci sta, lei stava da sor Palla, quindi gente non si è fatta niente. E Pitbull voleva dargli fuoco. Ah, quell'uomo, guarda, quel non è un uomo, quello è una bestia. Noi sei un vero barbone. No. Lo sai chi è per me un vero barbone, Babbo Natale? Vero barbone per me sei tu, sei. Ehi, da tre generazioni ormai. Ma dai, ferma. Ferma, me la spieghi questa scelta proprio di famiglia di fare tutti quanti barboni? Vabbè, è una storia lunga. E mena. E dai, Babbo Natale. Vabbè, mio nonno non era un barbone, mio nonno faceva il contadino. Oh. E veniva qua in città a vendere la verdura e i frutti. E così mentre girava per le strade che ha visto tutte ste carte per terra. A quel tempo non gli era mica i cassonetti, no! Insomma, carte, cartacee, giornali, scatole, scatoloni, uno spreco, guarda, di carta che Spassini buttava via con tutte le scovasse! Ci stava la carta verde, plastica, l'ecologia, ci stavano queste raccolte qua. Limonade, lui che pensava invece, vabbè, sta carta perché buttarla via? Ma la tiro su di sta carta! Ma pensati! Se noi potessimo anche, come dire, riusare sta carta, quanti alberi de meno che si potria tagliare! E così ha deciso di tirar sulla carta. E poi la rivendeva e che guadagnava quel tanto che bastava per vivere. Certamente. Però questo, sono mestieri che richiede di stare qua, sul posto. E così che chiama sua moglie e dopo poco,
come se fosse nato un piccinino. Ah. Mio padre. Ah, il papà. E allora tutta la famiglia si è messo a fare sto mestiere. Raccoglie il cartone. Tutti insieme a raccogliere i cartoni, che soldi con i cartoni, però, insomma. Quel che voleva mio nonno era che se tagliassi meno alberi. Okay. Lui era un uomo di campagna, di quei alla vecchia. Sì, mo alla nuova si dice ecologista. Se non vabbè, lo so. Costruì che sapeva lui ste robe. Era una mente semplice. Gli ha fatto sto mestiere finché si è diventato vecchio. Poi si è tornato in campagna. E così si è rimasto mio padre. A raccogliere cartoni. Ah, e mo come quando hai dato il cambio tuo a raccogliere cartoni a tuo padre? Sì, no. Ma adesso, a dire il vero, non sai che sei rimasta tanta carta da tirar su. Cioè, voglio dire che ne saria anche, ma adesso la metto in queste buste di plastica e la porta via coi camion. A noi ne sei rimasti, guarda là, solo i cartoni che lascia fuori dei negozi la notte quando li chiudi. E ne servi per dormire che dentro e stare anche un fiadino più caldi. Benzuola, sì. Ecco, la carta oggi... Coste vuol guadagnare con la carta, ma dimmi ti, niente te guadagni, niente! Niente. Vabbè, i tempi ancora. Guarda. Oh, questo faccio lo sfogo. Va, muore. E viene dal terreno di mio nonno. È vero. E saria diventa secco, sa? Perché adesso non c'è nessuno che coltiva la terra. Ah, no. Che qua? Posso? Aspetta, ora. Babbo Natale, ma è vero che tu c'hai un figlio? Ho detto qualche cosa. Quel? All'uno che andava a fare la vita del barbone. Ah. Fin da quando gli era piccio far casini. Invece di tirare sui cartoni, no, file elettrici, ciodi, zoo a far scintille, una vera passione. Sarà fatto grande adesso il ragazzo. C'è tanto tempo che se n'è via. Sì, ho tanto domanda, qualche cartolina. E se è finito un posto là, che non so neanche come si chiama, Nova Calcedonia. Nova Caledonia, ecco, non so neanche dove che sei. Insomma, il lavoro e guadagna bene, se ga sposato. Ascoltimi lì. Ai fiori bisogna lasciar che far quel che gli piace! Brava Babbo Natale. Vabbè, basta, basta. Te mi ha fatto diventare nervoso. No. Sa dove vado adesso? Dalla Geggia. Sono sicuro che la avrà bisogno di qualche altro cartone. Sicuramente. E ti cosa fa? All'università devo andare sopra un po' con i dati, veramente. Veramente l'ho fatto perdere tempo con le mie ciacole, è vero? No, Babbo Natale! Ehi! Uè, ci siamo presi un caffè. La fine del mondo, era. Vabbè, troppo gentile. Dai, andiamo. Che il sol qua mangia le ore, forza! Mi raccomando, Babbo Natale, stavi. Dai, mo stai qua, stai tranquilla. Ehi, poteva morire qua, quindi.
morgen già, ci mettiamo un po' più già a spugnare, tanto non è che ci vuole stare di fare la casa di Jenny, cartoni, so. Non è morto nessuno, ma c'è, Pitbull poteva ammazzare pure i cani! Sì, però non è che mo, siccome Pitbull incendia i cartoni, cattivo per forza, cioè, e provate, senza fatto che quando uno magari da piccolino riceve tante cose, le mazzate, le violenze, ma proprio le cose brutte, poi da grande, ma non perché è cattivo, queste cose le riversa sopra gli altri, ma perché si deve sfogare tutte le cose brutte che gli sono successe. Ma come fai a sapere tante cose? Dei comportamenti, dei sentimenti? C'è qualche dettaglio? Io ho deciso di vivere coi barboni. Ho dormito coi punk, con i cani, per strada, sui ponti. All'inizio ero felice. Mi pareva di aver trovato la libertà, di aver eliminato tutte le ingiustizie, la vita superficiale dei miei, la loro voglia di essere sempre più potenti. Pensavo che tra la gente semplice avrei trovato giustizia, spirito di collaborazione. Non devi dire così, tanti sono così. Tanti, Eddie per esempio, è uno che ha tanto spirito di collaborazione, già. Ma oh, invece... Ma che devo fare io della mia vita, eh? Vieni, dai, vieni. Dai, che c'è ancora la gente sopra i capelli, vieni qua. Ehi, me ne devo proprio andare, mo, che già stavo in ritardo, prima, figurati, mo, la professoressa pure là, non fa sta. Mangia questo, va, è ancora caldo. Dai, mangia! Come avrei capito, la vita dei barboni non mi interessa per le sue componenti pittoresche. Bisogna andare al di là, come dici tu, indagare sulle storie, scrostare. Ecco, scrostare. Ma sempre il termine giusto. Ma sì, ma sempre da quelle storie bisogna partire. Certo, l'esistenza della gente. Ecco, e a me chi me le fa conoscere queste esistenze? Io. Risposta giusta, Dali, tu. Ammettiamo che io accetti. E ammettiamo. Che mi offri tu in cambio? Qualcosa che sia all'altezza, decidi tu. Io ho un'idea, ce l'avrei. Figurati, se non hai idee, tu. Un'idea che accomuna il tuo progetto con il mio. Tu hai dei progetti. Tu hai dei progetti, oltre a dormire fuori, eh? Hai rinunciato a tutto quello che la vita ti aveva offerto, tranne lo stile da gentleman. Alcune persone nella mia famiglia hanno ancora terra, sai, che rendono, i contadini guadagnano bene. Ti parrà strano, ma con il tipo di associazione che propongo io non ci perde nessuno, né io né loro. Chi guadagna
lavora, si guadagna uno stipendio e quello che resta si versa all'associazione. Ma l'associazione sei tu. Faccio di tutto per non comparire mai, nessuna operazione, c'è chi lo fa per me. E gli utili? No, divento sempre più curiosa. Ma allora perché? Che stai a fare qui? Perché fai il barbone? Che gusto ci provi ad aspettare che Marcello ti porti le polpette di Suor Palla? E se di notte qualcuno, così, tipo Pitbull per esempio, per divertimento decide di darti fuoco? Certo, il rischio c'è. Ogni progetto comporta dei rischi. Sentiamo, qual è questo tuo progetto? La prima fase è conoscere la gente di qui, conoscerla bene, non quella che si trincera dietro l'ipocrisia della buona educazione, quella che si mostra gentile, servizievole, perché così ti può imbrogliare meglio, che ti impedisce di raggiungere lo scopo della tua vita perché intralcia gli affari suoi e ti sopprime. No, anche senza toglierti la vita, ma ti cancella dall'ambiente, ti scredita. Ah, di persone rispettabili di questo tipo, sai, è pieno il mondo. Sono politici, industriali, anche artisti, e preti, riveriti uomini di chiesa. Ai barboni è venuta a mancare ogni difesa della buona educazione. Si fanno anche del male tra di loro, sì, si danno fuoco, si rubano le misere cose gli uni dagli altri. A pensarci bene, com'è ferocia, sono al di sotto delle bestie. Nonostante ciò, tu hai scelto di vivere con loro e come loro. Sì. Perché? Poter essere un altro. Non so giacere, non soccombere alla noia. Sarai un altro per molto tempo ancora? Non per sempre. Non per sempre. E fino a quando? Fino a quando avrò fatto qualcosa che dia un senso alla mia vita. Un vero benefattore dell'umanità. Non prendermi in giro anche tu. Gloria, pensa a cosa vuol dire non avere un lavoro, non avere una casa in cui ripararsi. Prova a immaginare di non avere nessuno che ti possa aiutare nel momento del bisogno. Eh? E di vivere sempre con gente, con gente abbandonata, misera. Per forza ti devi rendere conto che se non cominci tu ad aiutare gli altri, quando cominceranno gli altri ad aiutare te? Tu non hai bisogno degli altri. Fare qualcosa senza esserci obbligato ti dà una grande soddisfazione. Sto scoprendo un nuovo Eddie, un tipo fra madre Teresa e il buon samaritano. Quando qualcuno che pareva morto, ritorna in vita, magari per un tuo intervento, la soddisfazione è smisurata. Tra i barboni c'è qualcuno che ha reagito così? Ne ho sott'occhio un paio che stanno maturando. E a quelli che si comportano bene gli dai un premio, una onorificenza, magari la giardiniera della regina.
e tu... No! Mi devono impiegare secondo un progetto che io chiedo a loro stessi di propormi e che poi gestiranno loro stessi liberamente. Ma questo tipo di aiuto si chiama microcredito. Sono già decine i barboni che si sono rifatti una vita. Poi ci sono quelli che non sentono ragioni, quelli senza speranze. Babbo Natale, per esempio, lui è un uomo di un'altra generazione, di un altro tipo, un poeta. Ma quelli che vedi girare intorno qui, quelli non sono così. Quelli sono uomini delusi della vita, nuovi disoccupati, persone disperate, uomini infelici. Quasi quasi mi hai commosso, Emi. Questa storia mi piace. Potrebbe diventare la sceneggiatura del mio film. Zitta, nessuno deve sapere niente di questo che ti ho detto. Se quelli che girano qui sapessero chi sono io, magari comincerebbero a manipolarmi. E allora addio! È un'idea geniale! Un'idea per la sceneggiatura che tu dirai che sia venuta a me. Se aiuterai a finanziare i nostri progetti. Ho già in mente il titolo del film. Barboni, favola metropolitana. Niente male. Però adesso, Suvia, andiamo a fare colazione. Sì, sì, andiamo. Ti porto in quel bar, ti ricordi quel bar di Piazza Navona? Sì. C'è lì. Oh, sì. Sì, ho voglia di un cappuccino con la schiuma. Io prenderò un caffè ristretto. Signora, se lo guardi, lo giuro su mia madre, questo è un investimento sicuro. Voi quanto è crollata tutta? Signora, glielo giuro su mia madre, gliel'avevo detto che era un investimento rischioso questo. Maledetti, mi avete rovinato la vita, mi avete rovinato. Questa è acqua passata, Giovanni, sai quanti dopo di te hanno perso giocando in borsa? Hanno perso, ma non hanno perso tutto, come ho perso io. Ma tu hai ancora l'energia di arrabbiarti, Ma ci vuole un bel coraggio, per arrabbiarti, per indignarti, come fai tu? Ma che fanno i figli in giro, Ma no, Giovanni, ti sto dicendo soltanto che questa energia che tu usi per arrabbiarti, potresti usarla in un modo migliore, più utile. Ma quella più utile? A me l'unica cosa che mi è rimasta è la rabbia. Non ne sono tanto convinto, sai. Giovanni! Giovanni, guarda, lo può trovare in un cassonetto, tutto abbandonato. La gente dopo le feste sgombra tutto. E noi si rendi conto che butta via sta roba e il loro albero di Natale. E noi capissi che sei un essere vivente, sei una creatura che soffre quando viene maltrattata. Vabbè. Ma lui che ha bisogno però di essere piantato in mezzo alla terra, in qualche posto in campagna. E portalo a Villa Borghese. Meno male che la piovù, La terra gli era ancora bagnata, se no sarebbe diventato secco. Solo adesso dove lo metto? A Villa Borghese, lo metterò la lontana. Giovanni! La terra di mio nonno, sei là, che dobbiamo portarlo? Ecco, qua, sì. Dai, su, muovite! Ma quello è lontano. Non un problema però. E come faccio a caricarlo e portarlo fino a là? Devo spaccare la schiena, tirarlo qua su un careto.
Dai, dimmi qualcosa, aiutami! Ti posso aiutare, non lo so, di! Come può fare quello? Per portarlo da qua? Quelli del bar di Piazza Navona hanno un furgoncino per i trasporti delle piante, queste cose. Bravo, chiederglielo tu però. Questo sarebbe bellissimo, ma potremmo venire anche a noi. Certo, venite anche voi, su, anche tu, Giovanni. Dai, vieni, muovi il pullo, volta tanto, andiamo. Capisco che tu sia stupito, ma devi credermi, è un'idea fantastica. Ma sì, 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 hai afferrato in pieno la proposta e adesso non farti prendere dagli scrupoli, capito? Oh. Ma non hai sempre guadagnato quando hai finanziato i miei spettacoli. E allora? Ah. È come l'opera da tre soldi al contrario. Sì, no, 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 qui non ci sono biechi sfruttatori di finti poveri, ma un vero principe che aiuta dei barboni autentici. È una storia talmente al di fuori dal comune, è straordinaria, sì. Sì, ne parlerò con Eddie. Ah, sei d'accordo? Bene, bene. Così lo aiuteremo nel suo progetto di recupero. Ah, sì, guarda, che è gente brava, buona. No, è la vita, eh sì. Sì, sono i tempi duri che mi hanno portati così a fare i barboni. Oh, chiaro, chiaro, ci sono anche quelli cattivi. E ci sono anche quelli fuori di testa. E noi ce li mettiamo tutti per dar risalto ai buoni, capito? Uh-huh. Ti faccio qualche esempio? Senti, per esempio, c'è adesso Giovanni, che tutti chiamano internet, che a causa della crisi è stato licenziato e ha perduto tutto giocando in borsa, sì? Poi c'è Babbo Natale, che è un vecchietto che sembra uscito da una fiaba russa. E c'è Emma, la ragazza punk, una ragazza punk che adora, stravede per il suo cane. Sì, c'è la Giannona che insegue un amore che l'ha tradita, non so. E poi c'è Pitbull che brucia le baracche, sì, e la Gengia, poverina. E hanno le... Sì, anche a lei hanno bruciato la baracca. Sì, e poi... sì, e poi c'è Sforpalla. Chi è Suor Palla? È una monaca che fa delle polpette fantastiche. Ma scusa, ti devo salutare, c'è gente, ti chiamo dopo. Ciao, ciao. Ah, oh, sì, musica. Quando ero giovane, ma è una lunga storia, un altro giorno. Mamma mia, povera Gloria, ma che hai fatto per ridurti così? Perché? Mi trovi molto giù? No, vabbè, no, non ti trovo giù, però dal momento che vivi da barbona... Non preoccuparti, sono gli alti e bassi della vita. Quando ero piccola e stavo dai miei... La danza era il sogno della mia vita, poi ho lasciato. E perché hai lasciato? Perché, Glo, perché mio padre non c'aveva figli maschi, no? Mm.
e doveva mettere qualcuno a capo dell'azienda. E secondo lui toccava a me gestire l'intera baracca, a me. E se tu ritornassi a casa, tuo padre rinuncerebbe al suo progetto? Beh, è rimasto abbastanza toccato dalla mia fuga. Certo, purché torni a casa mi farebbe pure riprendere la danza. E allora chi aspetti? Chiamalo! Digli che vuoi tornare a casa e vedrai che tutto si sistemerà. Va bene, ok, lo farò. Ma intanto ti prego, mi dai qualche lezione? Mi fai vedere qualcosa? Va bene. Musica, please. Vediamo se mi ricordo qualcosa. Starà benissimo. Lo avremo piantato nella terra, in mezzo a tanti suoi fratelli. Sono sicuro che se riprenderà e crescerà, e anche gli useleti gli farà i nidi fra i rami. Guarda, da camminata mi ha fatto tornare in Drio di 20 anni. Bella giornata. Ma lo conoscevi già quel posto dove ha messo la bella? Mio nonno mi portava sempre quando ero piccio a fare le camminate in quel bosco. Andavo a raccogliere le fragole, i mirtilli e anche i funghi di autunno. Oh, però bisognava tornare in città perché doveva aiutare mio padre con i cartoni. Certo, però era meglio raccogliere le fragole, i mirtilli, è vero. Non ti lascia il bambino. Sì, sì. Ah, a posto. Ma non eri brutto, non ah, sì. Ah, guarda, ma che fragole mi questi? No, guarda. Questi, cara qua, questi sono i frutti che vengono da quel terreno. No, bene. Guarda, vengono da piante sane, non avevo bisogno di cure. E si vede. Guarda si qua, vede. Guarda, mi ho mangiato una fetta. Pure Eddie, mi ho mangiato tanto pure lui. E dopodiché ha detto quella cosa che a me. Guarda, veramente mi ha fatto venire la febbre, i brividi, bella giornata. E che cosa vi ha detto? Stai morì che cerchiamo di impiantare sto albero. E lui ne guardava con certi occhi così. Anch'io scavavo, era scavato anch'io, mentre scavavo, ma c'è, ti assicuro, guarda, veramente, mentre scavavo, guarda, pareva che l'albero diceva, per favore, mettimi nella terra, fammi riprendere. E io pensavo all'albero e mi sono dimenticato tutte cose, mi sono dimenticato la borsa, mia moglie che mi ha cacciato di casa, stava solo l'albero e basta. Brava, bello. È vero, ne importava solo dell'albero, ne importava. Sì. Dopo l'abbiamo messo dentro quel buso, no? Sì. Che l'abbiamo scavato. Che già. Ehi, di... Aspetta, insomma, dopo che l'abbiamo messo... Ma l'abbiamo messo l'albero lì, bello. Ci siamo seduti a guardare l'albero. Tanto era bello. Scusa, lo devo dire questo fatto. Era bello, ma in mezzo a tutti gli altri colleghi alberi suoi, nella sua radura.
Ma non piacciuola. Però capo. Tra l'altro, così, ecco. Insomma, lei lì era un fiumiciatolo che scorreva dalle armicine. Ah. Ehi? Ma non dicerite carta! No. E andava c'è l'acqua che la portava all'albero! Madonna mia, è troppo forte! E poi a un certo punto ci guardavo così, ho visto come avanti che fa così, guardo la testa a te, scusate, voi due, Papa Natale e Internet, cioè, viste date sicché mi pare che siete portati, non è che vi interessa, non è che vi interesserebbe lavorare con gli alberi? Business, capito? Business? Ah, esatto. E Nico risposto, certo che ne piacerebbe lavorare con gli alberi, insomma, se meglio lavorare con gli alberi che con i cartoni, che gli alberi morti, a me, per punti. A me, ti dico la verità, mi è scappato un buco da ridere. No, però poi ho detto, ma scusate, ho fatto pure io così con la testa, così. Com'è che si potrebbe lavorare con gli alberi? No, grazie. Giovanni che ha detto così, ma parlava anche per me. Insomma, perché lavorare con gli alberi d'accordo, ma almeno guadagnarvi qualcosa. Infatti, ti ha detto, senti, ma guarda, che mi ha detto? Ti ha detto, io vi posso aiutare, che vi do una piccola... Senti, vi do una piccola somma di denaro per iniziare l'attività del business. Voi potete fare quello che volete, avviate l'attività. Purché? Potremmo far quel che volemo, purché? Purché? Cosa dite? La cosa che a me veramente. Ma per giusto. Purché? Pure voi, dopo che avete avviato l'attività, aiutate pure voi un altro per iniziare un'altra attività. È vero questo, e voi? A me sul momento pure lui l'ho visto, Babbo Natale si è andato così, pure io si andavo un po' così, però ho detto un pensiero, non esce di questo, è che è saggio. È vero. Allora ho detto, va bene, ci interessa questa proposta, iniziamo questa attività. E poi? Bisogna dirti Giovanni che sa parlare, lui ha fatto l'avvocato. È vero, è a posto, infatti li sa bene. Siamo venuti qua per averlo incontrato a voi. Ho capito. Ragazzi, una bella cosa. È bellissimo, una bella giornata. Una bella giornata. Sì. Senti, adesso mi vado da Suor Palla e che porto anche a quei frutti. Sì. E che dirò anche della proposta degli, di quell'illuminazione che da uno. E sono sicuro, vero? Forse. Che la... Come forse? No, sicuro, so bene. E sono sicuro che la cioderà tutte le verdure e tutti i frutti che produrremo da quel terreno. Bravo, Suora Palla sarà la nostra prima cliente. E la roba biologica, perché lei è così andiamo, forza, spingi. Ciao, ragazzi! Ci portiamo in forza. Filosofia. Perché? Ti piace? No, però mi aiuto. A che? È difficile da spiegare, allora. Dunque, tu stai qua con la filosofia in mano. Tu leggi prima, rifletti e ti rendi conto un poco di più alla volta. De che? Degli altri prima cosa, di te, e non è che per fatto del fatto che non è che siccome ci stai tu, l'altro non... No, sta prima gli altri e poi ci stai tu. Hai capito? Dovresti studiare la pure io filosofia. D'altra parte penso sempre a me stessa. Pure come padre, no? Quando lo rimproveravo che era troppo duro con gli operai.
facevo la ribella, rivoluzionaria. No, Marcia, non era vero niente. Io gli operai manco li conoscevo. E tu gli volevi dare una lezione a tuo padre, gli volevi far vedere che eri superiore, che eri più umana a lui, e quindi... Come... vabbè, basta perché già mi sento una scema. Vabbè. Ho bisogno di te. Ah. Ma qualcun altro gli hai già detto questo fatto del bisogno? No. Ah. Ma giusto a me me lo vieni a dire. Perché me lo vieni a dire giusto a me? Boh, non lo so. Ah. Cioè, E io lo sai che cosa ti rispondo? Vorrei saperlo, ma ho paura di sbagliare. E questa risposta te l'aspettavi? Ah, rispiegamelo. Gloria mi ha promesso di darmi le lezioni di danza. Non era una misteriosa Gloria. Sai che c'è? È una strana. Come se mi avesse seguito, no? Mm. È una che ci deve avere una grande esperienza dalla vita. Cioè, pensa che mi ha convinto pure a tornare da mio padre. Però a patto che mi faccia riprendere la danza. E facciamo una cosa. Madonna, mi presenta tuo padre. E io gli dico, piacere, lo convinco io a tuo padre, cioè io ho la parlantina giusta. Tu gli piacerà tantissimo. Certo, non può contare su di te l'azienda, questo è sicuro. No, il filosofo che dirige l'azienda, ma no, l'azienda fallisce. Sì. La contestatrice, il terrore della famiglia, vabbè, un zuccherino. Sai che faccio? Gli mando un sms, gli dico di tornare a Coppone, tanto il freddo è finito. A parte che però la dittatura non la facciamo più. No, va bene, niente dittatura. Ancora qui quei due? Mi pare di capire. Sì, Gloria, senti, Marcello alla fine mi ha convinto a tornare da mio padre. Oh. Sì, però io te lo dico, non voglio che tutta sta situazione qua si cancelli. No. Cioè, che non si rivedemo più. No. Anche perché tu, mi hai promesso di darmi le lezioni di danza. Ho promesso e manterrò. Ma adesso c'è una bellissima notizia. Eddie, gliela dai tu? Faremo un ballo. Wow. Un meraviglioso ballo. Ho capito, era il mio ballo, ma dove? Vedi, pensa la mia già per ballo. Nel palazzo. Nel palazzo di chi? Non chiedete di più, vedrete. Saprete tutto al momento giusto. Babbo, di certo che tu sei sempre pieno di misteri, stai, voglio. Vabbè ragazzi, io devo andare a suor palla a prendere il polpetto, sennò dovrò stasera qua. Dove? Dove vai senza di me? Dove vado senza di lei? Andiamoci in insieme. Anzi, lo sai che facciamo? Ti presenti quei tuoi amici mancabesti che stanno sempre incazzati col mondo? Madonna mia, sembra sempre che voglio venire. Ma che ci stai a credere? Tutta scena. Beati loro. Stanno bene insieme. Sono giovani. Hanno il mondo davanti. Anche se meno giovani si può avere davanti parecchio. Sì, come progetti di lavoro. Successo, soldi, no? Ma l'amore è tardi ormai. Quando era il momento giusto, tu l'hai rifiutato. C'è stato un momento, non lo puoi negare, in cui tu avresti potuto cogliere un'occasione al volo. Sì, quel momento c'è stato, ma forse non ci ho creduto. Pensato che fosse una mia illusione. Forse sono stato io che non ho insistito quanto sarebbe stato necessario. E tu eri così emozionata dall'accoglienza della regina.
Ma credi che io non ti abbia notato, eh? Al ricevimento, i tuoi sguardi, le tue labbra sulla mia mano. Ah, te ne eri accorta? Ma credevo che tu mi avessi dimenticato. Poi, quando ti ho visto, ho provato un sussulto. Eri tu o non eri tu? Mi pareva incredibile che quell'Edoardo che io conoscevo fosse caduto così basso da diventare un barbone. C'era sotto un mistero. Ora che abbiamo cominciato a rimettere insieme pezzi di storie che vengono così da lontano, ora che abbiamo cominciato ad accorgersi di noi stessi, è per me come se non fosse passato neanche un giorno. Nonostante gli anni. A dispetto degli anni, anzi fammelo dire, a causa degli anni. Vorrei crederti. E ora cosa intendi fare? Beh, continuerò ad aiutare questi amici barboni, ma dovrò pensare un giorno anche a me stesso. Lo farai sul serio, Eddie? E ora che ho incontrato te, sempre con lo stesso fascino. Un vulcano, come sempre, di progetti. Ah, con te non c'è proprio il pericolo di potersi annoiare. Tu pensi che sia possibile recuperare quello che abbiamo rifiutato tanto tempo fa? Ma è stato per un motivo di orgoglio, forse di timidezza. Va bene. Allora prepariamo questa festa con i barboni. E sarà una scena per il mio film. Un musical. Barboni, favola metropolitana. E chi saranno i signori della festa? Oh, una celebre star d'antan e un principe barbone. Chi sta senza tetto? Chi sta senza tetto?
è titolato! E sì, cacciati! È stata mangiata! E te per pua! È stata cacciata!